Ciao! Allora, benvenute nel video delle scoperte del mese. Iniziamo con una grande scoperta che ormai ne hanno parlato tutti, quindi non è una grande scoperta, ma io l'ho provata e l'ho soprattutto finita. Ah, vi ho fatto... che profumo che emana ancora! Il profumo è fantastico. Vi ho fatto comunque una piccola clip dove vi faccio vedere il prodotto. Allora, di cosa sto parlando? Della Fructist Air Food, questa è la macadamia, quindi quella lisciante, maschera triplo uso per capelli difficili da lisciare. La confezione è un 390 ml ed il prezzo l'ho segnato di 6,90 € lì è un prezzo di listino. Allora, è questa qui. E davvero, io ne sono innamorata. Allora, 98% di ingredienti di origine naturale, signori, è verissimo. Perché qui non so se non si vedrà mai. Comunque, questo è l'inci. Sembrano tanti prodotti, però vedete: origine vegetale, deriva dall'olio di soia, olio di semi di girasole. Cioè, ci sono solo alcuni profumi che però profumo è derivato da piante. Comunque sia davvero un buon inci, infatti anche il bio inci lo conferma. E il profumo, rifacciamo il profumo. Ottimo, il profumo è ottimo. Allora, basta poco prodotto, dice di essere un triplo uso e io li ho provati tutti e tre. E stavo leggendo non ingerire, e per fortuna perché davvero il profumo è fantastico. Allora, formula vegan. Biodegradabile ed è testato con oli vegetali, senza siliconi, senza parabeni e senza coloranti. Allora, intanto fa la sua funzione di lisciare? Sì, i capelli sono davvero più morbidi, più districati, si vanno a pettinare con più facilità, la piega è facilissima, si possono usare, posso dirvela un po' meglio, però si può usare sia per metterli in piega, sia per lasciarli asciugare naturalmente. Io in estate, perché questa è stata davvero una super confezione, li applicavo, poi lasciavo asciugare un attimo con l'aria e non tentavano di diventare un porcospino. Allora, tre azioni come balsamo classico, quindi io tranquillamente le mettevo sulle lunghezze e sulle punte, poi facevo il resto della doccia e lo risciacquavo. Si rimuove molto facilmente, non sporca i capelli e non tende a farli sporcare più velocemente, non li lascia unti, ma sono belli morbidi, belli idratati. Belli lisci, belli luminosi e profumati. Il profumo è questo, quindi dura anche nel tempo. Poi si può usare come maschera, quindi un bel impacco, si lascia agire qualche minuto in più, 5 minuti sono più che sufficienti e davvero fa la differenza. Terzo uso, che è quello che io ho usato soprattutto in estate, come trattamento prima dell'asciugatura, quindi capelli lavati, tamponati. Ancora umidi, si applica poco prodotto sulle lunghezze e sulle punte e poi dopo si procede all'asciugatura classica. In questo modo io davvero in estate tendevo a applicarlo sulle lunghezze e sulle punte e poi lasciavo asciugare i capelli all'aria e davvero non diventavano crespi, non si gonfiavano, quindi fantastico. Io adesso ho qualche altra maschera per i capelli da provare, ma devo assolutamente provare altri prodotti. Di questa linea ci sono altre versioni e sicuramente le compro perché devo assolutamente provarle tutte. Crea dipendenza. Credo che se provate questa maschera non si torna indietro assolutamente, quindi super promosso. Andiamo avanti e il prossimo prodotto che vi mostro, sempre in tema di capelli, perché in questo caso è il Kerastase Aura Botanica Siero Fondamentale, quindi il balsamo della linea classica. Ho segnato il prezzo da qualche parte, sì, 200 ml, sto leggendo, 14,90 € e considerando che è un prodotto professionale non è neanche tantissimo. Allora, io avevo due campioni da 15 ml l'uno e se vedete i segnetti che ho fatto, perché ogni busta mi è durata 3 volte, quindi l'ho usato per 6 applicazioni. Basta davvero poco prodotto, ma se ve lo faccio vedere forse meglio è questo qui. Basta poco prodotto da applicare sulle lunghezze e sulle punte, poi fate il resto della doccia oppure lasciate agire qualche minuto e poi si risciacqua, si rimuove molto facilmente e soprattutto il profumo, perché ha un profumo che è fantastico, proprio fiorito, fantastico, che si diffonde nel bagno con l'acqua calda, quindi wow, e persiste un pochino anche sui capelli.
lascia i capelli davvero molto morbidi, belli districati, facili da pettinare, li lascia lucidi, non li fa appesantire e non tende a farli sporcare più velocemente, quindi ottimo. Oltretutto l'Inci, essendo un prodotto professionale, comunque l'Inci non è affatto male. Questa linea mi è piaciuta davvero tanta, quello Laura Botanica, quella classica, e ve la consiglio perché davvero prodotto professionale, ma che rispetta sia i capelli sia l'ambiente con l'Inci e davvero fa il suo lavoro, quindi super promosso. Veniamo con l'ultimo prodotto, e in questo caso è il contorno occhi della Bottega Verde, quella della nuova linea Moringa Defense, crema gel contorno occhi, dice di essere detox e illuminante con olio di moringa, adatto a tutti i tipi di pelle. Allora, io avevo una mini taglia, sapete che l'avevamo presa nel kit, da 5 ml, ma mi è durata più di un mese, con il classico applicatore. Comunque ho fatto una leggera clip per farvi vedere la texture, perché ovviamente l'ho finito. Prezzo, l'ho segnato, 10 ml di prodotto, quindi non è classico ma è più piccolo, 10 ml, viene 25,99 euro, ma adesso ad esempio in promozione a 12,99 euro. Allora, cosa dire di questo contorno occhi che ora vi mostro, questo qui? Allora, è buono per il contorno occhi perché è una texture davvero leggera, che si stende bene con un leggero massaggio picchiettando e assorbe molto velocemente, quindi adatto sia di giorno che di sera. Di giorno anche tranquillamente come base per il trucco, non crea problemi. È fresco perché è un gel, quindi perfetto anche per decongestionare i contorno occhi. Certo è che non fa miracoli. Loro lo consigliano soprattutto detox, e poi sul sito c'è scritto dai 40 anni in su. Sinceramente io ho trovato che è idratante, che ha una buona azione, un attimo decongestionante, leggera ovviamente, però è idratante, quindi non va a combattere i segni, segni di espressione, oppure a cercare di prevenirli. Sì, tenendolo idratato un pochino li previene, però sinceramente per un contorno occhi, per pelli mature, aspetterai un po' di più, però fatto sta che è valido. Almeno da testare, comunque sia, è decongestionante, è fresco, è un gel, assorbe velocemente, perfetto da applicare velocemente, quindi non ci si sta a perdere tempo, non è ricco, sì, ma senza niente di più. Allora, queste erano tutte le scoperte del mese, e mi ricordo sempre di seguirmi anche su Instagram, perché lì pubblico le first impression, quindi quei video o quelle piccole recensioni dove ad esempio ho un piccolo prodotto che testo per una o due volte, non posso farci una recensione super approfondita. E se vi è piaciuto questo video, vi sono stata utile, e fatemi sapere anche se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate, o se vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!